Buongiorno a tutti, oggi parleremo della vinificazione in rosso. Il vino rosso e il vino bianco rappresentano i risultati di due processi simili, ma che si discostano per alcune particolarità. In questo video parleremo della vinificazione in rosso. Diciamo che la principale differenza rispetto alla vinificazione in bianco è che il rosso si ottiene dalla fermentazione alcolica del mosto insieme alla macerazione delle vinacee. All'interno del vino abbiamo numerosi composti, infatti tramite la macerazione è possibile appunto macerare insieme mosto e vinace con la dissoluzione dei componenti interni e delle parti appunto solide del grappolo. Questi daranno le caratteristiche visive, olfattive e gustative del vino. All'interno delle bucce sono presenti diversi composti come quelli fenolici, rappresentati da antociani e tannini, pectine, minerali, sostanze aromatiche e azotate. Ovviamente la tipologia di macerazione avrà un effetto su quantità e qualità di questi composti. La macerazione viene fatta tramite appunto la macerazione di mosto e vinace con dissoluzione dei componenti che sono all'interno delle parti solide del grappolo. All'interno delle bucce quindi sono presenti diversi composti come quelli fenolici, rappresentati da antociani e tannini, ma anche pectine, minerali, sostanze aromatiche e azotate. Ovviamente la tipologia di macerazione avrà un effetto su qualità e quantità del vino. Proseguendo, appunto, vediamo le principali fasi della vinificazione in rosso. Abbiamo dal grappolo in sé la diraspatura e la pigiatura. La diraspatura permette di eliminare appunto le parti legnose e la pigiatura permette di schiacciare l'uva. A volte questa operazione può essere fatta insieme. Poi abbiamo la fermentazione, la filtrazione, quindi la maturazione e l'imbottigliamento. Dall'imbottigliamento poi abbiamo sia in bottiglia anzi che in botte possiamo avere l'affinamento del vino. La vinificazione appunto è un processo complesso. Non è come l'estrazione dell'olio, diciamo, è molto più semplice, ma presenta più fasi e molte più attenzioni nelle fasi intermedie. E inoltre richiede maggiori tempistiche per ottenere il prodotto finito. Generalmente, fermentazione e macerazione avvengono contemporaneamente, anche se esistono linee tecnologiche, che ne permettono una separazione, come la termovinificazione e la vinificazione con macerazione a caldo, che permettono anche di controllare meglio i due processi. Come prime operazioni, appunto, abbiamo la diraspatura e la pigiatura. La diraspatura permette di eliminare appunto le parti legnose e la pigiatura permette di schiacciare, la prima vera e propria operazione dopo la raccolta e permette appunto di schiacciare le vinacee per ottenere il liquido, formando così il mosto, separando quindi la parte liquida dalle bucce. Esistono anche delle macchine come quella a destra che sono delle pigia diraspatrici e permettono di eseguire entrambe le lavorazioni. Da qui il vino passa alla fase di fermentazione. Quindi il mosto viene trasferito nelle vasche di fermentazione, come quelle che vediamo a sinistra, dove vengono addizionati dei lieviti e degli attivanti di fermentazione. Dura da pochi giorni fino a 40 giorni per i vini pregiati. La macerazione avviene appunto all'interno di queste vasche e viene per contatto tra acini e mosto. L'innalzamento della temperatura tramite la macerazione porta appunto alla fermentazione con temperature comprese tra i 25 e i 30 gradi. Inoltre c'è una produzione di alcol da parte degli zuccheri che vengono estratti gli antociani e le sostanze tanniche che daranno le caratteristiche al vino. Ovviamente questi vengono eseguiti a temperature controllate per evitare sbalzi termici. Si assiste spesso all'utilizzo di enzimi pectolitici, ad esempio, che permette di aumentare, ad esempio, le rese di pressatura delle vinacee e di estrarre più facilmente dalle parti solide i composti fenolici e aromatici, avendo così vini più ricchi di tannini, meno astringenti ed amari. Importantissime in questa fase sono i rimontaggi e le follature.
I rimontaggi permettono il movimento del mosto dal basso verso l'alto, le follature invece permettono l'immersione delle vinacce nel mosto in fermentazione, perché infatti durante questa fase si forma il cosiddetto cappello, che è quello che vediamo a destra in basso, che è un'area compatta superficiale costituita dalle bucce e viene appunto mossa verso l'alto grazie all'anidride carbonica. Si possono aumentare così la reazione del mosto e la moltiplicazione delle fermentazioni. Proseguendo, abbiamo la svinatura, che riguarda proprio la separazione, come vediamo in foto, delle parti solide esaurite o appunto vinacce dalla parte liquida. Le vinacce verranno pressate per estrarre poi il liquido rimanente. Proseguendo, abbiamo la fermentazione malolattica. Infatti, durante la svinatura e prima dell'affinamento si possono creare delle condizioni che portano a una fermentazione malolattica, dove appunto l'acido malico che è all'interno delle bucce viene trasformato in acido lattico. Questo processo viene eseguito spesso per i vini rossi per dare una maggior morbidezza e migliori caratteristiche organolettiche al vino. Proseguendo, andiamo alle fasi finali, abbiamo la maturazione, l'affinamento e l'invecchiamento. Infatti, in seguito alla svinatura, il vino è ancora immaturo in realtà e necessiterà di alcuni mesi, se non anni, per raggiungere la qualità desiderata. Questo porterà alla maturazione, quindi ad un ammorbidimento delle caratteristiche organolettiche, a cui seguirà poi un affinamento, che proseguirà appunto sia nelle botti che nelle bottiglie, una volta che il vino verrà imbottigliato. Per quanto riguarda la commercializzazione, già i vini giovani possono essere commercializzati dai 3 mesi dalla svinatura e fatti affinare in botti di acciaio, ad esempio. I vini più strutturati possono essere invece messi mo in botti e barrique per diversi anni. Appunto, l'invecchiamento, infine, è il periodo che intercorre tra l'affinamento e il consumo, dove le qualità comunque vanno a deteriorarsi sempre più nel tempo. Questa fase deve essere controllata tramite una corretta conservazione e possono essere effettuati anche diversi cicli di affinamento. Infine, per alcuni vini, ma ovviamente non per quelli di qualità, viene fatta una correzione del vino tramite chiarificazione e illimpidimento. Grazie e arrivederci.